Finiscono in manette il sindaco Roberto Calabrese di Forlì del Sannio e tre imprenditori accusati di appalti truccati e di aver intascato somme non dovute. Per ridare ossigeno alla provincia di Isernia bisogna investire in agricoltura e nel turismo. Le confcooperative sono al lavoro per un piano di sviluppo sostenibile. Civitacampo Marano organizza fino a domenica una serie di eventi culturali con lo scopo di far conoscere questa splendida cittadina che ha dato anche i Natali a Gabriele Pepe e a Vincenzo Cuoco. Il Liceo Galanti di Campobasso ha realizzato il laboratorio letterario Leggiamo con gli autori. Il primo appuntamento è con Carla Maria Russo di origini molisane. Buon pomeriggio dalla redazione giornalistica di TLT. Apriamo con la cronaca. Il sindaco di Forlì del Sannio, Roberto Calabrese, e tre imprenditori sono stati arrestati dalla Guardia di Finanza di Isernia. L'ambito dei reati loro contestati è quello relativo alle opere pubbliche e relative al dissesto idrogeologico. L'inchiesta di livello nazionale riguarda ben 140 persone per 47 appalti sospetti e per un importo complessivo di 27 milioni di euro circa. Ma vediamo questo servizio. I reati che ruotano attorno alle opere pubbliche continuano ad interessare ancora tanti amministratori, funzionari ed imprenditori che si muovono quasi in esclusiva nel segno dei propri interessi e profitti personali. Il Molise non è immune dai percorsi malavitosi e fornisce anch'esso alle varie indagini persone che non si muovono nel rispetto delle regole. L'ultimo avvenimento riguarda il sindaco di Forlì del Sannio, Roberto Calabrese, che è stato arrestato dalla Guardia di Finanza di Isernia insieme a tre imprenditori, tra i quali un suo fratello. L'ambito dell'inchiesta riguarda appunto gli appalti pubblici relativi ad opere legate al dissesto idrogeologico. Una iniziativa che vede indagati ad oggi nel paese ben 140 persone, amministratori pubblici, funzionari e numerosi titolari di imprese per almeno 47 appalti sospetti per un giro finanziario di 27 milioni di euro. Il GIP di Isernia ha disposto per un funzionario della regione Molise l'interdizione dai pubblici uffici e l'obbligo della dimora per un altro imprenditore dell'area isernina. Forniremo ulteriori particolari dell'operazione e notizie di ulteriori risvolti nelle prossime edizioni dei nostri TG. Restiamo nella cronaca. La polizia di Campobasso ha arrestato un extracomunitario che su un autobus di linea proveniente da Foggia è stato trovato in possesso di 40 grammi di droga. Un'altra operazione ha portato poi all'arresto di un cittadino di Bari che assieme ad altri albanesi favoriva la prostituzione di ragazze ai confini tra il Molise e la Puglia. Le giovani donne provenienti dall'Albania appunto raggiungevano l'Italia con l'inganno di trovare un lavoro. Infine i militari hanno notificato la conclusione dell'indagine ad un cittadino campobassano resosi responsabile di risse aggravate in diversi locali. I carabinieri di Isernia e gli ispettori del lavoro hanno denunciato un quarantenne di Monteroduni per abusivismo edilizio. Tra Isernia, Montaguila e Venafro hanno riscontrato che quattro imprenditori edili non osservavano le norme previste per la sicurezza sul lavoro degli operai. In particolare mancanza di impalcature e ponteggi, assenza di protezione individuale e presenza nei cantieri di lavoratori in nero. Sono state elevate multe pari a 15.000 euro. L'agricoltura e il turismo culturale sono i primi settori di intervento per il rilancio della provincia di Isernia. Le confcooperative al lavoro per un piano di sviluppo che crei nuova occupazione con capitale pubblico e anche privato. Vediamo questo servizio filmato. Domenico Calleo, presidente Confcooperative. Perché è importante l'incontro di oggi? L'incontro di oggi fa seguito già a una serie di incontri che abbiamo fatto perché l'intento è quello di rispondere al bando che sarà emanato, pubblicato a breve per la costituzione di gruppi di azione locale, perché l'interesse nostro è quello di costituire un PSL, un piano di sviluppo locale, inteso soprattutto a valorizzare il nostro territorio, cercare di finalmente e concretamente realizzare un piano dove si vada a trovare, a fare occupazione, a creare occupazione e soprattutto valorizzare quello che il territorio oggi ti offre.
offre. Lo si fa logicamente lavorando insieme, in cooperazione. Hanno già aderito una serie di comuni, sarà presente anche la Confindustria, il consorzio di bonifica, il parco dell'Olivo, insomma, soggetti che possono garantire un domani anche la parte privata, perché per candidarsi ai GAL bisogna garantire il 51% di capitale privato e il 49% pubblico. E allora il nostro interesse è cercare soprattutto di ottimizzare al meglio le risorse, per cui evitare che si presentino troppi GAL a tal punto che poi non si riesce poi ad offrire al territorio una possibilità di sviluppo reale. E allora se lavoriamo insieme e cerchiamo tutti di ragionare con la stessa lingua, io credo che ci sono i presupposti per rispondere a questo bando e soprattutto trasformare quello che oggi molti dicono e poco fanno in concretezza e occupazione per il nostro territorio. Quali settori maggiormente interessati? Logicamente il settore dell'agricoltura, il settore della cultura, del turismo, anche perché noi abbiamo dei siti importanti. Il nostro interesse è soprattutto recuperare terreni oggi abbandonati, per cui dovremmo cercare di ricreare quella cultura verso l'agricoltura, che non è più quella della zappa in mano, ma è un'agricoltura tecnologicamente avanzata. Io penso che con tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione, ma soprattutto ragionando una lingua comune, ci sono buone possibilità che anche la provincia di Isernia possa essere rilanciata. Abusi e soprusi sono segnalati da molti automobilisti sulle strade della provincia di Isernia per la presenza di irregolari di autovelox. I cittadini si rivolgono sempre più spesso ai sindacati Fiadel sui dispositivi sistemati lungo la statale 85 in territorio dei comuni di Macchia di Isernia e di Sesto Campano. Riguardo agli autovelox, la competenza di garantire il corretto posizionamento e le modalità del servizio spetta alla prefettura, ma nei fatti le istituzioni al Palazzo di Governo di Isernia si comportano in modo completamente diverso, nonostante le condanne a diverse amministrazioni per risarcire gli automobilisti. Cambiamo argomento. Civita Campomarano da oggi e fino a domenica ospita un grande evento culturale di buona prospettiva turistica e di aggregazione sociale. Si tratta della prima edizione di Civita Street. Vediamo di cosa si tratta. Civita Campomarano, da oggi e fino a domenica 24 aprile, si popola di visitatori ed appassionati di arte e cultura per partecipare alla prima edizione di Civita Street Fest, un evento che pone al centro del tutto la street art, la pratica innovativa di dipingere i muri e di donare alla gente la visione di un'arte pittorica straordinaria che esce dai musei e diventa arredo urbano, spesso valorizzando luoghi di degrado e ridando loro la dignità perduta. Direttrice artistica del festival, una delle artisti più note del mondo, Alice Pasquini. Diciamo che è stata una incredibile coincidenza, perché la Proloco Vincenzo Cuoco, quando mi ha scritto l'email invitandomi a venire a dipingere qua, certo non poteva aspettarsi che io avrei risposto che appunto venivo perché ero legata effettivamente a questo luogo. Quindi è stata, diciamo, una scoperta e un incontro molto spontaneo ma molto bello. Da questa esperienza è nata poi questa idea, perché dopo che sono venuta qui a fare i miei murales, poi è venuta la stampa, hanno cominciato a venire anche dei turisti, e da qui è nata questa idea di invitare altri amici artisti a fare questa operazione in maniera tale da riportare in questo luogo persone, spettatori, ma anche attraverso altre attività collaterali di questi giorni del festival, anche giovani, bambini, dai paesi limitrofi. L'iniziativa non è solo artistica, perché propone una serie di momenti importanti e significativi, come ci spiega Jessica Stewart, coordinatrice del festival. Al di là degli interventi artistici abbiamo organizzato vari altri eventi tramite il street food sabato sera, dove i cittadini di Civita apriranno le loro porte e ci fanno assaggiare la cucina tipica civitese. Abbiamo anche trekking organizzato dal Proloco, abbiamo DJ Graff di fama internazionale sulla scena rap e hip hop italiana, che viene a fare un incontro con i cittadini di Civita domenica pomeriggio. Anche voglio parlare dal laboratorio che farà la Lega Ambiente, che viene qui a fare un laboratorio
che porterà gente nel borgo di scoprire non solo l'arte, ma anche l'ecologia del borgo. Il Movimento 5 Stelle annuncia che dal 4 al 10 luglio il tour denominato Giù le mani dal nostro mare farà tappa in Abruzzo e in Molise. In totale sono 10 le regioni interessate. Il 28 di maggio in ognuna di loro parte l'appuntamento Notriv Day, banchetti informativi per sensibilizzare la popolazione sulle energie alternative e sulla pericolosità delle trivellazioni in mare. La scuola pubblica italiana è ancora poco pronta alla integrazione sociale. Contro l'esclusione sociale ed educativa di Rom e altre etnie nasce il nuovo lume della scrittrice Vania Mancini. Vediamo. Vania Mancini, lei ha scritto Dannate esclusioni, ma finiranno queste esclusioni? Purtroppo sono difficili da far finire, però è chiaro che collaborando insieme attraverso la conoscenza reciproca forse si può evitare di arrivare all'esclusione sociale e rompere i pregiudizi. Diciamo, nel libro è proprio questa l'intenzione, che attraverso l'incontro far diventare ciò che è differente una ricchezza può aiutare ad evitare un'esclusione sociale che può nascere da un'antipatia come da un razzismo per il colore della pelle oppure da una forma sempre insomma, in cui una persona viene messa in disparte davanti a un'altra persona. Quindi, diciamo che è sempre sbagliato, perché dall'esclusione sociale poi una società non si può dire democratica se c'è un'esclusione sociale. Da dove bisognerebbe iniziare? Bisognerebbe iniziare dalle scuole, proprio dall'educazione. Infatti questi libri sono rivolti soprattutto, sono progetti che esce da un progetto di scolarizzazione con l'assessorato alle politiche educative del Comune di Roma, che era rivolto soprattutto questo progetto di scolarizzazione all'integrazione dei minori rom e non rom all'interno delle scuole. Infatti nel libro si racconta come è importante la frequenza e l'entrata dentro la scuola anche di persone differenti dalla cultura ordinaria. Nasce dall'idea che di non mandare persa l'esperienza di alcuni laboratori di integrazione all'interno delle scuole che aiutavano gli insegnanti a mediare con bambini di culture differenti, visto che ancora la scuola italiana è poco pronta, mentre in realtà l'immigrazione è tanta, ma c'è stata anche molta emigrazione, tant'è che io sono originaria, come ti dicevo, di un paese qua dell'Alto Molise e proprio per questo motivo poi ho incentrato anche uno studio qua sui campi di concentramento che sono stati ritrovati qua nell'Alto Molise, perché la mia famiglia è originaria di Pietrabondante, proprio delle campagne tra Pietrabondante e Agnone, dove c'era proprio lì un campo di concentramento di cui neanche i miei nonni sapevano che l'esistenza e che i pochi testimoni di pensavano che lì dentro venivano portate delle persone che avevano commesso dei reati, mentre in realtà venivano portate delle persone solo a seguito delle leggi razziali, solo perché erano appartenenti a una diversa etnia, non perché avessero commesso un reato. E diciamo che questo si ripete oggi nei campi Rom che hanno costruito a Roma o comunque nei posti dove venne ghettizzata la gente. La ghettizzazione certo non aiuta a favorire una buona socializzazione all'interno delle nostre città, delle persone, ed è importante che questo che venga messa a conoscenza degli studenti all'interno delle scuole. La presenza di domani all'Università del Molise e al Museo Sannitico del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, diventa momento di riflessione sulla salvaguardia della Corte di Appello di Campobasso. Il relativo comitato in una nota ringrazia il Capo di Stato per la visita in Molise e vuole sollecitare la priorità della lotta a salvare la Corte di Appello, cui hanno aderito anche la stessa Università del Molise e il Comune di Capoluogo, il cui sindaco Antonio Battista ha inviato al Quirinale un accorato appello in difesa delle istituzioni giudiziarie in Molise. Alla memoria della dottoressa Rita Fossaceca sarà attribuito nel pomeriggio a Campobasso il premio Rotary 2016. Il medico di Trivento ha perso la vita, come ricorderete, in un villaggio nel Kenya, assassinata a fine novembre dello scorso anno, dove svolgeva il compito di animatrice volontaria per aiutare donne e bambini indifesi dello Stato del Centro Africa. Il premio si svolgerà nei locali dell'Ordine dei Medici Chirurghi di via Mazzini. Il liceo Galanti di Campobasso ha realizzato il laboratorio letterario Leggiamo con gli autori, che si conclude in questi giorni di aprile.
Il primo appuntamento è con la scrittrice di origini molisane Carla Maria Russo, autrice di numerosi e conosciuti romanzi storici. Vediamo. Leggiamo con gli autori. Questo il titolo del laboratorio letterario messo a punto dal liceo Giuseppe Maria Galanti di Campobasso, che in questi giorni si conclude attraverso l'incontro degli studenti con alcuni scrittori italiani. Il primo appuntamento questa mattina con la scrittrice di origini molisane Carla Maria Russo, autrice di romanzi storici incentrati soprattutto su importanti figure femminili. C'è una bella tradizione in Italia, rinverdita direi molto, a partire dal, intanto con il Gattopardo, che è stato un grosso successo, poi nell'80 è arrivato Il nome della rosa, che hanno dato una grande spinta al romanzo storico. In questo momento c'è molto interesse per il romanzo storico. Io faccio un tipo di romanzo storico in cui cerco però di dare molto spazio alle storie private. La mia è una ricerca di storie e vicende personali che abbiano una forte carica emotiva e una tematica fortemente moderna. Quindi, pur scegliendo io il modulo di una ricerca del passato, perché amo collegare, coniugare la mia passione letteraria con la mia passione per la rivisitazione e la ricerca storica, restano però romanzi che danno molto spazio al privato, all'indagine psicologica, alla ricerca psicologica, e che rivestano temi di grande modernità. I miei ultimi due libri, La bastarda degli Sforza e Il seguito, che è I giorni dell'amore e della guerra, vertono sul problema della violenza sulla donna. La protagonista è una persona che ha subito violenze di tipo psicologico, politico, umano, e quindi il tema è la violenza sulla donna. Altri libri hanno affrontato il rapporto di coppia, la sposa Normanna ha affrontato il problema del rapporto della donna con la maternità, quindi cosa accade quando si affronta la maternità. Quindi cerco di coniugare, di rendere questi romanzi il più possibile contemporanei, vale a dire affrontare attraverso di loro, in una rivisitazione storica, una tematica che sia fortemente moderna e attuale e contemporanea, perché tutto ciò che parla al cuore dell'uomo è contemporaneo a prescindere dal fatto che sia accaduto 10 secoli fa o ieri sera. Il comune di Rocchetta al Volturno, il comitato antifascista molisano, l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, sindacati e studenti commemoreranno i caduti della Resistenza e della Liberazione. L'evento è in programma lunedì 25. La manifestazione si aprirà alle ore 10 del mattino con l'omaggio al cippo funebre di Pintor e la deposizione di una corona di alloro a cura della CGL, della CISL UIL e del comune ai piedi delle Mainarde. Bene, e adesso come ogni giorno la parola alle previsioni del tempo. Vediamo cosa ci dicono. Soleggiato velato nella prima parte di oggi sul Molise, nuvolosità in aumento nelle ore serali, le temperature sono comprese tra i 13 gradi la minima a Campobasso e 19 la massima a Termoli, ventilazione sud-occidentale, poco mosso il mare Adriatico, domattina sulla regione tornerà il sole, valori climatici stazionari in leggero aumento, venti da sud. Siamo alle notizie sportive. Il cuore dell'Isernia supera ogni ostacolo. I Pentri, anche in inferiorità numerica, costruiscono un altro mattone sulla strada della salvezza. L'Avezzano sprofonda fuori casa. Le impressioni dei due tecnici. Vediamo. Carmelo Gioffrey, una vittoria importante ai fini della salvezza, che è arrivata tra l'altro in un momento difficile per la sua squadra per l'inferiorità numerica, però c'è stata grinta, volontà, insomma un secondo tempo migliore rispetto al primo. I ragazzi sono riusciti a tenere la concentrazione giusta senza perdere mai di vista l'obiettivo campo, e questa è stata la dimostrazione nei 90 minuti, che ci hanno sempre creduto, non hanno mai mollato, cercando di creare, anche se il primo tempo
non abbiamo fatto quello che dovevamo fare, però il secondo tempo siamo usciti bene, peccato poi per l'espulsione, però poi diciamo che questa vittoria, un uomo in meno, ci dà ancora quel sapore e quella voglia di crederci e di andare avanti, che ancora non è detta l'ultima parola. Oggi siamo sì fuori dai play-out, però ancora mancano tre partite che sono tre finali. Nel primo tempo forse la sua squadra si è adeguata troppo ai ritmi bassi dell'Avezzano? Non era facile trovare subito la concentrazione giusta, poi il caldo ha fatto pure la sua parte, perché oggi era una giornata molto afosa, però siamo stati sempre compatti, non ci siamo sfaldati mai e alla fine abbiamo portato questa vittoria che ci voleva. Alessandro Lucarelli, eravate partiti bene sul terreno dell'Isernia, anche, oltre la rete anche diverse occasioni nel primo tempo, però forse la squadra si è abbassata troppo nella ripresa, non ha mai tirato in porta nel secondo tempo, la sua squadra solo dopo lo svantaggio ha cominciato a premere, ma forse è troppo tardi. Sì, troppo tardi, siamo partiti come ha detto lei bene, molto bene, anche se abbiamo subito poi il gol del pareggio subito, che un pochettino ci ha fatto venire, ecco, un po' a vedere i fantasmi, perché noi fuori casa abbiamo queste difficoltà. E poi una squadra che nel girone di ritorno, soprattutto fuori casa, ha raccolto pochissimo, perché arrivano le paure, l'ansia, e quindi ci abbassiamo, non riusciamo a tenere campo, non siamo riusciti questa volta neanche a tenere campo e abbiamo perso una partita meritatamente. Ritmi anche molto bassi, soprattutto nel secondo tempo. Cosa è successo? Un calo atletico della sua squadra? Ma assolutamente no, il calo atletico noi non ce l'abbiamo avuto, perché domenica scorsa andavamo forte, quindi è solo un aspetto mentale, un atteggiamento sbagliato, non vincere più contrasti, arrivare primi sulla palla ha determinato la vittoria dell'Isernia, che ci ha creduto sicuramente più di noi. Il CONI ha istituito una manifestazione annuale a carattere nazionale. L'evento si articola in differenti fasi fino a giungere alla disputa di una finale nazionale che si svolgerà nel mese di settembre. 10 regioni italiane, tra cui il Molise, svilupperanno il torneo qualificando alla fase nazionale una squadra maschile e una femminile. Nell'ambito dell'attività, il settore giovanile della FIGC ha sviluppato, per quanto riguarda il calcio, un progetto tecnico 3-3 riservato ai tesserati nella categoria esordienti, vale a dire 10-12 anni. La Spineta e Gran Fondo delle Contrade in mountain bike ha visto la partecipazione di 150 ciclisti che hanno pedalato sul percorso di 43 km lungo le strade sterrate e brecciate del paese. Sul gradino più alto del podio è salito l'umbro Riccardo Ridolfi, che ha avuto la meglio su Franco Casella della Isernian Bike e Stefano Altieri della Sessan Bike. Al femminile, giornata perfetta per Carmen Zuccarino della Matese Mountain Bike, che ha preceduto Paola Cascante. Domani mattina a Termoli si disputeranno le gare di atletica leggera, fase regionale dei campionati studenteschi di duathlon sulla pista dello stadio Cannarsa. Saranno un centinaio gli studenti delle scuole medie e delle superiori del Molise a darsi battaglia sui 200 metri piani e sugli 800 metri in mountain bike. I migliori atleti accederanno alla fase nazionale che si svolgerà a Porto Sant'Elpidio nelle Marche il 3 di giugno. Era l'ultima notizia, grazie per essere stati con noi, l'appuntamento è per le prossime edizioni. Arrivederci.